Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo circa un mese dalla presentazione del FIMI A3, FIMI ha rilasciato un nuovo drone, ma stavolta secondo me ci ha preso in pieno. A me il FIMI A3 aveva sì entusiasmato per il discorso prezzo prestazioni, nel senso che il rapporto prezzo e qualità secondo me c'è, però non aveva le caratteristiche che piacciono a me, nel senso il drone non è richiudibile, quindi già quello è un limite per un drone al giorno d'oggi, nel senso che il successo dei droni attuali è la portabilità, e in quello FIMI aveva tra virgolette secondo me toppato, ma invece non aveva toppato, aveva solo rimandato la presentazione di un nuovo drone, e questa volta secondo me ci ha preso in pieno, perché qua abbiamo adesso un drone richiudibile portabile ma con caratteristiche di altissimo livello e prezzo super competitivo. Il drone di cui vi sto parlando è questo, il FIMI X8 SE. Ragazzi, sulla carta veramente veramente tanta roba. Non so come mai FIMI abbia deciso di rilasciare due droni in un periodo così ravvicinato, cioè circa un mese uno dall'altro sono stati rilasciati due droni, ovviamente due categorie diverse, due prezzi diversi, però strano così ravvicinati per una stessa azienda. Ovviamente questo però è un drone che a me piace molto di più, non solo per le caratteristiche tecniche ma proprio per la sua portabilità. Qua FIMI si è deciso di ispirarsi ovviamente ai droni diciamo di fascia alta, cioè Mavic Pro o Autelivo, quindi droni di veramente di fascia alta, mettendogli delle caratteristiche simili, non uguali ovviamente, anche perché comunque vabbè, il prezzo non è lo stesso, ma molto simili ovviamente anche l'estetica, perché quando facciamo un drone richiudibile di quelle dimensioni ovviamente l'estetica adesso è diventata simile un po' con tutti, e soprattutto questo drone va sicuramente a dare una mazzata ancora prima del tempo a questo. Secondo me il drone di FIMI, il FIMI X8 SE, darà una mazzata sul collo, o meglio sulle eliche, a questo Upsanzino, perché se le caratteristiche, o meglio se le prestazioni di questo FIMI rispecchieranno quello che, visto che viene considerato l'erede del Mi Drone 4K, quindi se le caratteristiche rimarranno simili a livello di prestazioni, veramente a questo prezzo, con la portabilità e comunque le nuove funzioni, la nuova applicazione dedicata, perché c'è un'applicazione completamente nuova per controllare il drone, tutte queste cose veramente faranno di questo drone un drone di super successo secondo me. Adesso lo guardiamo un attimo da vicino insieme, quindi è già prenotabile e costa $399. Viene consegne previste per dal 15 di gennaio, e guardate ragazzi, da chiuso ovviamente più o meno le dimensioni di un Mavic Pro o di un Autelivo o dello stesso Upsanzino, come dimensioni diciamo è su questa fascia di dimensioni e peso, le caratteristiche di tutto rispetto, abbiamo video in 4K a 100 mps e a 30 fps, quindi video sicuramente qualità video di tutto rispetto, abbiamo un gimbal stabilizzato su tre assi, ovviamente abbiamo la portabilità che a me è quella che piace più di tutti, già a priori sono già un drone per le mie diciamo necessità, viene scartato al di là di quello che vogliamo poi dire prestazione o meno, io non sto parlando che dopo uno non ha necessità della portabilità, fa bene a comprarne uno anche che è ingombrante, ovviamente uno ha le sue esigenze. Poi 33 minuti di volo, quindi tantissima roba, perché 33 minuti di volo non ci arriva neanche l'Autelivo, quindi veramente tanta roba da quel punto di vista. Poi abbiamo il precision landing, quindi abbiamo anche la precisione nel decollo e nell'atterraggio, veramente ragazzi tantissima roba. La fotocamera, che è questa, monta un sensore della Sony, quindi sicuramente dal punto di vista della qualità video non dovrebbe avere problemi, veramente qualità. Una cosa che mi piace tantissimo è questo, il radiocomando, trasmissione in HD, quindi diciamo come il Mavic Air, mentre sappiamo che tipo l'Autelivo o il Mavic Pro hanno una trasmissione
in Full HD, mentre qua abbiamo una trasmissione in HD che però va benissimo, nel senso non è che si schifi, è una trasmissione in HD, quindi va bene. E la cosa bella è il radiocomando, perché vedete come il radiocomando si apre nella parte centrale, si allunga e si inserisce lo smartphone, quindi veramente geniale. Comunque questa soluzione si è già vista in altri droni, ma qua è integrata benissimo, perché il radiocomando si apre e diciamo lo smartphone rimane proprio centrato nel radiocomando, mentre in altre versioni che ho visto di altri droni rimaneva tutto un po' asimmetrica la cosa, invece qua rimane centrata e piace molto di più. Quindi comunque bella questa cosa del supporto. Qua lo vediamo con un tablet, un iPad mini, e vedete che ci sta, quindi vuol dire che c'è una bella escursione il radiocomando. Poi torniamo su un attimo, cos'è che volevo farvi vedere? Ah, vabbè, le eliche, ok, che hanno lo sgancio rapido, non come l'Opsanzino che ha lo sgancio con le viti, però vabbè, non che questo sia una cosa così grave, nel senso che non è che uno cambia eliche dalla mattina alla sera, almeno spero, perché sennò probabilmente è meglio che non usi un drone se continua a cambiare eliche. Però è una cosa in più che ha come i droni di alto livello. Ha i sensori anticollisione anteriori. Qua abbiamo le varie funzioni a livello di volo, cioè le varie tipologie di volo che è in grado di fare. Quindi abbiamo CineShot, quindi sarà sicuramente diciamo una modalità di volo per riprese video cinematografiche. Poi abbiamo il flight planning, cioè possiamo disegnargli una mappa o un percorso predefinito, diciamo così, e lui è in grado di farlo. Abbiamo una funzione panorama e un hyperlice. Poi qua sotto abbiamo delle altre funzioni, abbiamo la funzione rocket, quindi quello che dovrebbe essere il drone che va verso l'alto, una funzione droni, una funzione spiral e una funzione circle. Questi sono altri tipi di volo preimpostati o modalità di volo preimpostate che lui è in grado di fare autonomamente. Qua abbiamo la funzione tracking, dove il drone ovviamente le conosciamo, ne abbiamo tre, in cui segue il soggetto di profilo e un'altra funzione ancora. Qua abbiamo il discorso che vi dicevo prima, che è in grado di gestire un percorso, quindi possiamo disegnare un percorso e lui dopo lo riprodurrà così come noi gliel'abbiamo impostato. Qua abbiamo le funzioni panorama, e sono tre tipi: abbiamo la funzione panorama 180 gradi, la funzione panorama orizzontale o panorama verticale. In più abbiamo addirittura uno zoom 3x, purtroppo digitale, un po' come succede per Autelivo, è uno zoom solo digitale, non come il Parrot Anafi o il Mavic Zoom, che hanno uno zoom ottico, quindi senza perdita di qualità. Qua invece abbiamo uno zoom digitale, come succede per Autelivo, che però ovviamente ha una perdita di qualità. Qua abbiamo il precision position, cioè usando il GPS, usando i sensori anteriori, usando la fotocamera che ha sotto di lui, la posizione ovviamente sarà precisissima. Quello che invece probabilmente non abbiamo con questo, adesso poi vedremo nei prossimi video come si comporta, però non avendo niente sotto questo. Qua la nuova applicazione che è stata completamente ridisegnata, ricorda tantissimo quella del DJI, però completamente nuova rispetto al Mi Drone 4K. Qua abbiamo tutte le caratteristiche che poi ovviamente vi potete tranquillamente leggere. Allora, 790 grammi di peso, quindi in linea, un po' in linea diciamo con Autelivo, Mavic Pro, diciamo la dimensione peso è quella. In altezza, l'altezza massima che può raggiungere sono 500 metri, ovviamente sappiamo che in Italia il limite massimo è 70, però il limite di questo drone sono 500 metri. Le batterie sono da 4500 mAh, 11,4 volte, e vi ripeto, in teoria è in grado di garantire 33 minuti di volo, anche se poi non sono 33 ma sono 30 o 29, comunque tantissima roba, ve lo assicuro. La fotocamera, che sembra veramente uno dei suoi punti forti, perché già il fatto che è stato montato un sensore Sony vuol dire che comunque si punta a una fotocamera di qualità, è in grado di riprendere, vabbè, in 4K fino a 30 fps, o già a 2,7K a 60 fps e a 1080, cioè in Full HD, fino a 100 fps.
Quindi ragazzi, la fotocamera secondo me sembrerebbe tanta tanta roba. Abbiamo che il radiocomando che comunica a 5,8 GHz. Ecco, questa non è una cosa che mi fa impazzire, nel senso non avere la possibilità della doppia frequenza a me non piace tantissimo in generale, perché comunque sì, in centri urbani il 5,8 è meglio del 2,4, ma in zone aperte il 2,4 lo preferisco al 5,8. Quindi bisognerebbe averle tutte e due, qua sembrerebbe che ce ne sia solo una. Viene dato per 5 km di range, ovviamente questo è il suo range, poi vabbè, in Italia ovviamente sappiamo dei 200 metri, però viene venduto per 5 km di range, ovviamente sarà in FCC, quindi in CE non saranno mai 5 km, però viene dato per 5 km di range, poi invece magari li fa... Non lo so, comunque quello che è, io vi dico quello che viene dato come scheda tecnica, e qua abbiamo il contenuto della confezione. Nella confezione abbiamo ovviamente il drone, una batteria, un radiocomando, le eliche più eliche di scorta, un cavo per l'alimentatore, l'alimentatore con la presa per la ricarica della batteria, poi abbiamo i tre cavetti USB, o meglio USB, micro USB, USB Lightning, cioè quello per iOS, o USB, USB Type-C, e il libretto di istruzioni. Quindi ragazzi, il radiocomando si ricarica con la presa micro USB, quindi ragazzi, questo è il drone nuovo di Fimi. Se dovete acquistare un drone, aspettate di vederlo, perché secondo me sulla carta, visto che comunque i prodotti Fimi fino adesso non hanno mai deluso, qua è sì un drone nuovo, quindi probabilmente avrà il suo sviluppo da fare dal punto di vista firmware e software, anche perché l'applicazione è nuova e un drone comunque con caratteristiche nuove anche per Fimi, perché richiudibile fino adesso non l'aveva ancora fatto. Devo dire che vi conviene aspettare e vederlo, perché secondo me se Fimi mantiene quello che è la sua qualità dal punto di vista rapporto prezzo prestazioni, qua veramente tanta tanta roba. Cosa dirvi, il prezzo secondo me è più che accessibile, nel senso per la tipologia di drone intendo, poi se uno vuole spendere meno prende il Fimi A3 e spende meno, nel senso, però per questa tipologia di drone richiudibile con prestazioni di questo tipo, $399, che poi saranno circa 350 euro, una cosa del genere più o meno, veramente è tanta tanta roba ragazzi. Se questo video anteprima con le prime considerazioni di questo Fimi X8 SE vi è piaciuto, lasciate come al solito ragazzi un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!